Le indagini ovviamente nascono per altre questioni che riguardano in particolare le attività dei writers. Voi sapete che noi abbiamo un'unità che è molto preparata non solo dal punto di vista professionale e operativo, ma sempre molto ben informata. E questa unità da tempo, ormai quasi 2 anni, cercava di comprendere, questo secondo concetto che vorrei far passare, quale fosse la connessione tra le attività dei writers e altre attività di natura illecita. Siamo sempre stati convinti che almeno una parte di queste attività poi si ricolleghino ad altre fattispecie criminogene. In particolare noi avevamo notato in questi anni tutta una serie di imbrattamenti, devastazioni, blocchi delle metropolitane, eccetera, da parte di questa crew che si chiama UCA, voi vedete sempre questa è la loro firma, anche se la firma non è sempre dell'organizzazione intera, ma anche del singolo operatore che va a imbrattare. Avevamo capito che girava ben altro e che girava in particolare droga. Girava droga e c'erano stati anche molti altri episodi di aggressione anche violenta nei confronti di persone, personale della polizia locale, eccetera. Quindi abbiamo cominciato a indagare, abbiamo cominciato a comprendere che appunto girava moltissima droga, probabilmente per finanziarsi e autofinanziarsi. Lavorare insieme produce grandi risultati. Questa vicenda che è coordinata dal nostro comando hanno visto operare anche altre forze di polizia locale, tra cui ricordo Piacenza, Varese, Monza, Segrate, Reggio Emilia e Opera, e anche i carabinieri di Catania. Noi abbiamo fatto perquisizioni in alcune città, questa mattina alcune sono ancora in corso a Reggio Emilia, ma soprattutto sulla Lombardia, delle 9 persone indagate, 8 sono lombarde, anche se il traffico è a livello nazionale e internazionale, e quindi stiamo ancora effettuando alcune attività. I chili attualmente sequestrati di droga sono 12, ma probabilmente riusciremo a trovare anche altri.